Atmosfera da derby in campo e su spalti improvvisati, quelli che guardano dall'alto il Seminara sempre interdetto al pubblico, ma non per questo, sotto i riflettori anche nel sabato dedicato all'Under 17. Real Catania alla Meridiana è la sfida di città, quella che presenta due capoliste in vetta, a suon di gol dopo 180 minuti di campionato a punteggio pieno. Ritmi tambureggianti nelle prime battute, squadre senza timori in campo, le rispettive difese d'acciaio rendono inoperosi i portieri nei primi minuti, anche se i rischi sotto porta ambo i lati non mancano. L'occasione più importante del primo tempo poggia le basi sull'intesa Crisiglione-Aiello. Tacco del primo, corridoio da staffettista del secondo, involata di Lizio costo costo con l'attaccante della Meridiana che angola troppo e fa sussultare la platea. Dall'altra parte, in zona gol, sempre Lizio, caos Real Catania al limite, stavolta a negare la gioia dell'1-0 e Costanzo che si salva tra gli applausi. La Meridiana inizia a crescere col passare dei minuti, accennando a una supremazia territoriale che però non troverà la necessaria concretezza sotto porta per la restante parte della prima frazione, ma intanto punizione di Capitan Navarra, svetta Aiello, pallone di poco alto. E poi ancora Navarra dalla tre quarti, barriere e pallone in orizzontale dove prevale il gioco aereo di Marino, sponda dalle parti di Crisiglione, fronte alla porta è impreciso. Ennesimo piazzato sul destro di Navarra, lunghissimo, Aiello cerca e trova Crisiglione, ma oggi non riescono nemmeno le cose più facili a 99 la Meridiana. 0-0 all'intervallo, carichi di speranze, 22 in campo nella ripresa all'interno di una partita in cui può succedere di tutto. Entra Arcifa nella Meridiana, minuto 3, rimessa Real, Grasso se la trascina sul fondo, l'arbitro Barri vede invece una deviazione di Papa. Tra le proteste si va al corner, calcio d'angolo assolutamente inesistente, tocco corto su Corallo che prova ad andare via, atterrato da Cristaldi. Protesta ancora la Meridiana, non protesta però Cristaldi e c'è, come vediamo, una tirata di maglia che non sfugge al nostro zoom. Stavolta vede bene il direttore di gara, pur con l'azione già viziata da decisione sbagliata nella concessione del corner. Corallo dagli 11 metri fa 1-0 e fa esultare il Real Catania. Mirabella cambia ancora, dentro Spinnicchia, fuori Papa. Altro giro, altro giallo, l'epicentro è sempre un contestato tiro dalla bandierina. Stavolta sponda Real, Barri vede il pallone fuori su questo alleggerimento. Episodio contestato dalla parte dei padroni di casa come da calendario. E il minuto 16, Arcifa va dentro sul secondo palo dove irrompe Simone Aiello. E la Meridiana rimette i conti in ordine. 1-1 al Seminara, un botta e risposta in poco più di 10 minuti per Aiello e il secondo gol in campionato. Le impressioni di un primo tempo in cui si pensava che gli episodi avrebbero fatto la partita sono confermate, e a questo aggiungiamo il sentore di un chi segna vince. Ma su quest'ultimo punto veniamo smentiti, è solo l'inizio di una sequenza di reti. Il Real Catania cede alla distanza, la Meridiana, come 8 giorni prima contro la Ragazzini, è capace di ribaltare le situazioni più pericolose. Rimessa di Cristaldi, gran girata di Arcifa, Crisiglione insiste in tre quarti, Sapienza prolunga su Aiello. Cosa si inventa? Cosa estrae dal cilindro Simone Aiello? Applausi e scena aperta per colui che sta decidendo il confronto. Il numero 45 della Meridiana è in vena realizzativa e si vede. Non solo sui calci da fermo, ma anche nel trasformare in oro le giocate preziose dei compagni. Meridiana avanti al minuto 22. Dentro Garcia, intanto fuori Crisiglione. Proprio dalla collaborazione del neo entrato nasce la firma ai tre punti. Assist dopo suggerimento di Spinnicchia. Il Real sbaglia tutto nel liberare al limite dell'area. Aiello le compie tutte oggi. Pressing e modalità piatto morbido, tanto per l'ampio menù della casa. Triplo Aiello per un totale di 4 centri sin qui realizzati, 1-3 al minuto 26, la partita è virtualmente in archivio. Al resto ci pensa ancora la difesa, qui Navarra in guardia sul secondo palo, su colpo di testa botta sicura di Todaro. Finale, non ce la fa, colpito da crampi, Cristaldi va dentro Lopresti, attenzione a Navarra dai 35 metri, decentrato, destro morbido, ci mette del suo anche Costanzo ed è la ciliegina sulla torta, 1-4 a 5 dal termine, segna anche lui,
Gianluca, Capitan Navarra, come contro la Pro Calcio due turni fa, lui l'ultimo ricamatore. Specialità anche qui, da menù fisso, il piazzato, ma è la decorazione a una partita da sergente di ferro in fase difensiva e per i numerosi assist da calcio da fermo. E finisce così col tripudio della Meridiana che fa il vuoto in prima classe, 3 su 3 in altrettante giornate. Al momento spazzata via la concorrenza del Real Catania per il primo posto. Come contro la Ragazzini, squadra in rincorsa dopo un KO subito. Reazione eccellente e solida pioggia di gol. Alla squadra di Giovanni Costanzo e Ciccio Mirabella non resta che esultare e incassare applausi. Simonello è il volto della felicità di questa Meridiana che vince soprattutto soffrendo, perché anche oggi, insomma, come un po' è stata con la Ragazzina di Cicastello sabato scorso, avete avuto bisogno di essere spronati, poi una volta incassato lo schiaffo siete riusciti a reagire da ottima squadra, da grande squadra. Sì, sapevamo di vincere già questa partita, è una settimana e ci siamo preparati. E dopo l'1-0, un po' clamoroso, ci siamo svegliati e abbiamo vinto la partita. Senti, qual è il segreto di questa squadra? Sicuramente la coesione di gruppo, l'unità, i tanti allenamenti che fate, ma anche un mister, insomma, abbastanza vulcanico come Mirabelli. Sì, è vero. Senti, a chi dedichiamo questa vittoria? Oggi il pubblico era veramente tantissimo nel piazzale, alle spalle della nostra tribuna. Dedichiamo sicuramente a loro? Al nostro pubblico, al mister, alla squadra, a tutti. A questo punto vi presentate come corazzato un po' di fronte a tutti gli avversari. Sì, il nostro obiettivo è vincere il campionato e andare avanti.